Quella, cioè lui ti rende proprio direttamente nel collo. Fuglio con gatti, quindi non c'è problema. Il problema è che lui è la querela, non è tanto cartacea. Quella è la fisica. Poi ne fanno le conseguenze, comunque si deve dai. Ma sai, potrebbe anche prenderti, strozzarti e buttarti lì sul trecciato e lasciarti decomporre, dopo che devi trovare. Tu sappi che comunque c'è sempre una persona che sa tutti i miei spostamenti e sa dove sono. Quindi è il corrente di tutto. Non c'è problema, gli ho già segnalato le persone psicolabili, quindi non c'è problema. Sai, c'è anche il rimorso di coscienza, eh. Prima o poi dopo lo sputi il rospo, eh. Quando vieni messo le strette. No, ma il giumbo rimorso niente, se è per te secondo me. Giumbo, potresti avere un rimorso, Giumbo. Un po' piccato. Scusate, guarda che quando vieni messo le strette dopo parli, Canti come un gallo? Ma come un gallo senza le ali, però. Ti fanno smettere di volare. Adesso devo fare 15 perde a causa di Dio? E pericoli. E le tue responsabilità. Comunque vedrai che un giorno gli direi grazie a quel ragazzo lì. Che cosa non lo so, però gli direi grazie. A me dispiace, però se dovesse succedere il fattaccio ne pagherà le conseguenze. Ho capito, lui pagherà anche le conseguenze, ma te non ci sei più, eh. D'altronde, qualcuno godrà. Secondo me con le giumbo. Non parlare che neanche è zero. Io c'ho una fame della Madonna, voi? Hai sentito cosa ti ha appena detto? Perché non è capace lui di parlare la radio. L'inquietante che neanche anche il semo. Ma col gel per sopravvivere è già abbastanza per me. Beppe, dimmi. Devo venire. L'ho detto prima ad Andrea. Devi fare i campi che abbiamo fatto ieri sera. I campi dove ti sei rimasto sotto. Fai qua stradina lì. Dove andavi avanti facevi retromarcia sulla stradina. È praticamente dove abbiamo capito che sei capace di usare il trattore col carro. Sì, ma l'hai sorpresato dopo mangiato o ieri sera quando abbiamo finito? Da Diego, esci e gira a sinistra e vieni nei campi qua dietro, no? Dove ti sei vangato che c'è il ponte che il trattore non ce la faceva andare su perché dicevi che non aveva le ruote. Ma te che basta la che chi? Adesso fai del male mio, ostio. Se hai bloccato il carrello vai. Vai a manetta. Bloccalo, bloccalo il carrello, bloccalo. Come io quando vado in casa. Vai, 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 Andre, vai, vai, tanto vieni su. Hai sentito cosa ti ha detto Diego o no, Andre?
ripetiglielo, Diego. Perché adesso viene su cattolino, eh.